Presidente Antonio Sergio Robustella, possiamo dirle benvenuto qui a Sala Consilina? Prima di tutto. Grazie, sono molto contento di essere a Sala Consilina, dove ho trovato accoglienza, disponibilità e voglia veramente di collaborare tutti quanti per un servizio giustizia che sia efficiente, rapido e che soddisfi la domanda di giustizia dei cittadini. Però è arrivata una doccia fredda, in pratica il Consiglio Superiore della Magistratura ha bloccato le nomine di due magistrati, questo che cosa? E lei c'ha il telefono sempre acceso, perché evidentemente aspetta qualche notizia da Roma. Che cosa sta succedendo, Presidente? Semplicemente noi abbiamo delle scoperture in organico e queste scoperture dovrebbero essere parzialmente o totalmente coperte dai magistrati attualmente in tirocinio che poi prenderanno le funzioni. La voce è che ci sia stato il blocco di queste nomine e quindi vorremmo sapere qualche cosa di più chiaro in merito, perché è evidente che un tribunale che funziona col 30% di scoperture certamente funziona molto male o è nell'impossibilità di garantire tutti i servizi. Il pericolo soppressione, parliamoci chiaro, Presidente, c'è ancora, pende ancora come... Vorremmo anche sapere se questa, innanzitutto, se è vero che c'è questa sospensione e se fosse vera, se questo dipende da una diversa distribuzione delle risorse attualmente disponibili o se rientra in un piano organico che prevede anche la soppressione del Tribunale, e per questo siamo molto preoccupati, perché io personalmente ritengo che la sopravvivenza del Tribunale di Sala Consilina sia importante per la comunità locale che si trova molto lontana da tutti i presidi di giustizia e che in qualche modo si troverebbe in uno stato di sofferenza particolarmente grave. Non è un problema degli avvocati che dovrebbero percorrere molti chilometri per andare a celebrare le loro udienze, io credo, ma effettivamente è un problema della comunità locale ed anche dei dipendenti del tribunale che si troverebbero esposti a dei sacrifici veramente gravi, tenuto anche conto che questa zona è poco servita dai mezzi pubblici, non c'è una linea ferroviaria possibile, probabilmente dovrebbero fare affidamento sui mezzi privati e questo comporterebbe degli oneri economici probabilmente insostenibili. Quando ci sarà il suo insediamento ufficiale? Credo molto breve, entro pochi giorni.